ovvero Springfield. No, soffre! Salve carissimi, io sono Nick Radogna e oggi vi porterò in un mondo di film. Quindi mettete like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Se volete seguitemi anche su Instagram per aggiornamenti in tempo reale. E iniziamo il nostro tour. Ed eccoci qui, siamo entrati. Abbiamo praticamente la parte di pre-tour in cui c'è proprio la storia dei fondatori di Warner Bros. Sam Warner, Albert Warner, Jack Warner, Harry Warner. E il tour inizia in una sala cinematografica in cui ci mostrano più o meno quello che andremo a vedere. Ed ovviamente tutti i film e le serie TV che hanno fatto negli anni, come Young Sheldon, Big Bang Theory, Friends, Looney Tunes, Space Jam, Batman, Superman e tantissimi altri. Poi ho detto a tutti che il mio profilo Instagram era il più sexy di tutti e mi hanno fatto l'applauso. Grazie, non dovevate. Perfetto, ora entriamo qui. E sarò molto breve nel mostrarvi tutto quello che ho visto, perché in realtà era tutto molto noioso, o quasi. Ma alcune chicche ci sono, ad esempio queste città finte utilizzate soltanto per fare dei film. Oltre a queste città finte abbiamo pure degli stage di serie TV, di reality o di talk show. Successivamente ci siamo addentrati in una piccola stradella, sembra tipo abbandonata, infatti le condizioni sono veramente pessime. Però da qui possiamo ammirare la famosissima location del bacio fra Mary Jane e Spider-Man, nel primo storico film di Tobey Maguire, in cui interpreta il nostro supereroe di quartiere. Altro piccolo sguardo ad altre location famosissime. Riprendiamo la troupe che sta registrando la serie TV per bene, ma adesso vediamo qualcosa di bello. E proseguiamo il nostro cammino in questo bellissimo tour della Warner Bros. Con il set di Big Bang Theory. E questo qui invece è praticamente il salotto di Big Bang Theory. E poi venendo qua abbiamo praticamente la porta dove abita Penny. Penny? 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 Ecco qua invece gli outfit dei personaggi. Abbiamo tanti studi green screen in cui possiamo fare delle fotografie, in cui abbiamo la moto di Batman, la scopa di Harry Potter. E adesso addentriamoci nella Batcaverna. Infatti qui abbiamo la Batmobile. Ma che è questa? Un'astronave? E come ci fai a salire qua? Questo qui invece è tutto il suo setup. Chissà se lo usa per giocare a Fortnite. Buongiorno America. E ora andiamo a fare un tour decisamente migliore, ovvero gli Universal Studios, dato che Warner Bros. Studios sinceramente mi hanno deluso. Queste qui sono le classiche casette americane. Ed eccoci arrivati. Sono arrivato qua dove c'è questa fontana immensa. Adesso saliamo le scale e in realtà non so nemmeno quanto costa il biglietto. Poi tra l'altro questo credo che sia uno dei periodi migliori per venire qui agli Universal, perché siamo a dicembre, quindi periodo natalizio, tutto top. Infatti tutto è decorato a tema natalizio. Guardate che bei addobbi. Tanti controlli alla sicurezza. E dove stiamo? All'aeroporto qua. E adesso mi trovo veramente vicino alla palla degli Universal. Però aspettate un attimo, ma questo è vapore o è fumo? È che è la nebbia di Milano qua. È acqua, infatti mo mi sto sporcando gli occhiali e la fotocamera. Ma adesso entriamo ed ecco qui l'entrata degli Universal. Ma quanto cavolo è bella l'atmosfera natalizia. Biglietto preso a $199 che ci permetterà di andare ad ogni attrazione senza fare la fila. Mo c'è Belle. Tutto bello tranne il prezzo. Entrando ovviamente siamo circondati da negozi di abbigliamento. Could you say something to Italy? Something to Italy. Abbiamo pure il negozio di Hello Kitty e c'è anche qui Hello Kitty in persona. Minimo è maschio e si chiama Franco. Ristorante italiano? Mi spiegate perché le persone fanno la fila per conoscere Max? Boh, nel dubbio me la faccio pure io. Ed eccolo qua, che cucciolo. Quest'albero di Natale è veramente gigantesco. Sta fila la devo fare perché una cosa al Grinch la devo dire. Grinch, per favore, basta. Ogni anno si taglia uno. Ma smetterei mai? No, soffre. Tra l'altro c'è anche la versione pupazzo di neve del Grinch e tutto il suo merchandising. Proseguiamo il nostro cammino e siamo alla terra del divertimento. Gioco numero 1, gioco numero 2, gioco numero 3, gioco numero 4. Se vi siete dimenticati di farvi la doccia, qui la potete fare tranquillamente. Questa dovrebbe essere la casa di Cattivissimo Me. Oddio, ma non ci credo, sta Shrek lì. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Dai, un
un bel balletto con Shrek era doveroso. Ma ora invece andiamo in una città che ho sempre sognato visitare, ovvero Springfield. E qui ovviamente abbiamo anche il negozio delle ciambelle, quindi adesso quasi quasi una me la prendo. È veramente gigante. Infatti quella gigante si chiama The Big Pink. La ciambella dei Simpson l'abbiamo presa. Ho preso pure una bella Coca Zero per un totale di $15.59. Un furto. È gigantesca, guardate la mano. Da dietro è così, avanti è così. Io gli darei un morso random. Mamma mia, è buonissima. L'impasto è molto simile a un Kraffen. Tutto questo zucchero sopra è fantastico. Solo che sinceramente è gigantesco. Cioè, come fai? Solo a vederlo mi è salita la glicemia a 300. Secondo me questo è da dividere, perché da solo ti viene la nausea. L'impasto sembra abbastanza morbido, e questa invece è tutta la parte zuccherosa. Però sinceramente do l'ultimo morso e la lascio. Troppo zucchero, troppo schifo. Continuiamo il nostro tour, va. Il negozio dei gelati dei Simpson, il ristorante italiano dei Simpson, il negozio degli hot dog dei Simpson, e abbiamo pure il Krusty Burger. Quasi quasi però un hamburger dopo me lo prendo. Sono qui anche con il commissario Winchester e la sua automobile, veramente caratteristica. Ma ora vi faccio vedere un posto veramente unico, veramente speciale e veramente top, ovvero il bar di Bo, che nella versione originale si chiama Mo. Mo e ci è, ed è proprio come l'originale. Abbiamo qui il Love Tester, lui ormai ha fatto la residenza qua. Persino i tavoli a tema con il tavolo da biliardo. I vetri sono proprio come quelli del cartone animato. Abbiamo alle spalle il negozio messicano, ma dulcis in fundo abbiamo Krusty Land. Mamma mia, che effetto strano. È veramente top questo posto. È proprio come essere nel cartone animato. Qui ovviamente abbiamo dei giochi, e giustamente se volete risparmiare, non volete andare alla pizzeria, all'hot dog, a mangiare il panino, a mangiare la ciambella gigante, andate al supermercato, no? Ovvero quello di Apu. Ed eccolo qui, è proprio lui. Solo che in realtà non è veramente un supermarket. Ti pare che trovi le cose dell'Eurospin qua dentro? È semplicemente un punto vendita di merchandising. Peluche, tazze, magliette, ancora magliette, e suppongo che queste siano borracce. Non vi ho detto che sono diventato dottore? Spider Pork, il soffitto tu mi spork. Salutiamo un attimo i poliziotti. E ora facciamo una piccola pennichella con Milhouse e andiamoci a fare un bel tour di Universal. Tra l'altro in lontananza si possono vedere anche i Warner Bros, praticamente la concorrenza. Bene, ci accingiamo a salire sul nostro pulmanino. Siamo a bordo e abbiamo ricevuto anche degli occhiali 3D, nel senso che funzionano solo 3 giorni. La stazione dei pompieri non può mai mancare. C'è dell'acqua qui, non so per quale motivo. Forse hanno lasciato il rubinetto del bidet aperto. Altri stage noiosi come quelli della Warner Bros. E ora che gli stage sono terminati, abbiamo i primi set. Guardate queste case, sono tutte fake. Tutto fake. Cioè, guardate le strutture da dietro come sono. Incredibile, viviamo nella menzogna. Oh, ma stiamo entrando da qualche parte buia. Ok, siamo dentro King Kong probabilmente. Oddio, stiamo facendo un'esperienza in 3D, ragazzi. Incredibile. Come esperienza 4D è veramente unica. Oh cavolo, è finito anche questo e ho già un mal di testa assurdo. Un po' di automobili usate nei film. Questa è la skyline usata da Paul Walker. Set di Jurassic Park. Oh, ma che bello. Grazie, mi ha appena fatto la doccia. Siamo in un set messicano ed ecco come piove nei film. Guardate l'acqua. Ma al posto degli occhiali non mi potevano dare un ombrello? Oh. Wow. E questo è tutto fake, anche la pioggia. Ecco vari set utilizzati per i film. Questo set non so perché, ma mi dà molto di Italia. Oh no, altra esperienza in 3D in arrivo. E perché qui a terra è bagnato? Mi sa che tra poco mi faccio un'altra doccia. Terremoto. Oh, le scintille stanno là. Oh. Questa qui invece è una simulazione di un terremoto in una metro. E si spacca tutto qui. Oh. E te pareva che mo ci facciamo di nuovo la doccia? Abbiamo qua un bellissimo laghetto. Questo è il set del film Lo Squalo. Io lo vedo, c'è anche un sub lì. Però lo squalo l'avrei voluto vedere. Oh! Eccolo! Oh!
Che prank! Tipiche casette americane utilizzate nei film. Cioè, guardate, queste sono tutte case usate nei film, però da dietro è tutto finto. Incredibile, tutto fake. Abbiamo un po' di macchine, come quella di Mr. Bean, quella di Toretto. Ma questa è Bubble Bean. Siamo praticamente in un paese in cui tutto è disastrato. Oh cavolo! Guardate l'aereo completamente distrutto. Tutto completamente distrutto. Ecco il film di questo set. Bene, siamo praticamente da un meccanico. Altra esperienza Fast and Furious in 4D. La ciambella nel mio stomaco sta chiedendo pietà. Grazie per il mal di testa e per la doccia, grazie. Benissimo, adesso possiamo scendere da qua perché c'è Jurassic World. E adesso se non vomito vado a fare l'attrazione di Jurassic Park. Jurassic Park! E solo la canzone vale tutto qui. Dopo un lungo percorso in cui ci sono dinosauri vari, l'attrazione si basa su un allarme. E quindi noi con questa barca dovremmo appunto sfuggire ai dinosauri. Peccato che nella parte buia c'erano dei T-Rex bellissimi, solo che con la videocamera non si vedeva nulla. E non sapevo che qui ti facessero pure la doccia gratis, perché guardate adesso cosa succede. Completamente bagnato, una cosa incredibile. E mo come faccio? Queste sono le condizioni attuali. Guardate i miei occhiali, completamente bagnati. Questi pantaloni sono inzuppati. E le scarpe ho l'acqua. 40.000 dinosauri e nemmeno un fonsa. Ci sono anche le attrazioni di Transformers e della mummia. Però in realtà preferisco evitare perché veramente mi sta venendo il vomito. Mo la ciambella tutta la devo buttare fuori. Quindi penso che adesso andremo in un posto molto magico. Infatti siamo qui ad Hogwarts. Dopo questa strada che è piena di negozi abbiamo finalmente il castello di Hogwarts. E anche dentro il castello in realtà c'è un'attrazione che ho fatto, solo che è praticamente tutta al buio. Ho provato a registrare ma non si vede niente. All'interno è un negozio normalissimo, infatti possiamo prendere delle magliette o qualsiasi altro gadget. Questi non so cosa siano ma sembrano campioni delle urine. Portachiavi di tutti i tipi, magliette di tutti i tipi, peluche e cuscini di tutti i tipi. I quadri parlano davvero, che paura. Andiamo avanti col nostro percorso ad Hogwarts. Ma è tutto buio qua, ma la pagano l'Enel. Nella città invece ci sono un sacco di negozi a tema Harry Potter. Giustamente, non è che lo puoi fare su Dragon Ball con una location del genere. E poi c'erano anche dei ristorantini carini in cui vendevano pure la burro birra. E se passate sul mio profilo Instagram lì ho pubblicato un video in cui vi faccio vedere tutte queste cose. E qui abbiamo anche l'Hogwarts Express. E adesso è arrivato il momento di fare una bella cenetta da Krusty Burger. Il menù è questo qui e credo che andrò di Krusty Burger classico. E comunque questo posto me l'ha consigliato il commissario Winchester. E l'arredamento però è veramente fantastico. Ed ecco qui il nostro Krusty Burger. Pagato $15.32. Wow, siamo qui, ci siamo accomodati. Abbiamo i Simpson di sottofondo che parlano e parlano. La location è un po' giallina, però rispetta proprio il Krusty Burger del cartone. Questo qui è il nostro Krusty Burger. E a cominciare dalle patatine, sono mangiabili, però sono quelle classiche che ti compreresti da un supermercato. Niente di che. Ora però prendiamo il nostro Krusty Burger. Mamma mia com'è. Si presenta così e guardate la carne, ma che è nera, è bruttissima. Allora, il pane non è dei migliori. La carne fa un po' cacare. Gli ingredienti sono ok. Probabilmente il peggior panino che ho mangiato in America. Mangiando questo panino, sinceramente, mi sono rovinato l'infanzia. Sì, ok, mangiabile, ma veramente niente di che. Almeno la bandierina ce l'abbiamo come souvenir. Ma dico io, ti chiami Krusty Burger, sei famosissimo in tutto il mondo. E poi mi prepari sta cacata? Va bene. Però c'è da dire che Krusty il Clown nel cartone, se lo mangia il Krusty Burger, e lo sputa perché faceva schifo. Quindi volevano essere fedeli al cartone. Allora passiamo un attimo alle conclusioni. Io vi direi che secondo me l'Universal Studios è probabilmente il parco più bello del mondo. Veramente mi è piaciuto tutto, sia a livello di attrazioni, di musei, mostra dei set, esperienza. 40.000 volte meglio dei Warner Bros. È un po' sull'impronta tecnica, sembra quasi un museo. E con questo albero di Natale alle mie spalle il video di oggi termina qui. Se il video ti è piaciuto come sempre lascia un bel like, iscriviti al
al canale attivando la campanellina. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ah, dimenticavo, seguimi su Instagram. Ciao carissimi.